Salve a tutti. Ho cancellato un video in quanto si sentiva molto male, si era un po' scollegato il microfono e quindi ne faccio un altro. E non dirò le stesse cose perché vado a braccio, ma comunque. E vorrei parlare del mistero dell'universo. Una bella pretesa. Dunque, il mistero dell'universo veniva spesso indicato dagli antichi come la Sfinge, come l'Iside velata, come il drago, come il serpente. Nell'Asia minore, diciamo, c'era il culto di Diana Caria nella Lidia, per intenderci. C'era il culto di Diana Caria che aveva dove le sacerdotesse, perché era per sole donne, avevano il culto della noce, frutto, ma anche dell'albero del noce. La noce di per sé, quando è aperta, ha l'aspetto dei lobi cerebrali, quindi era la mente, era il cervello, che però per loro rappresentava la mente, ovvero l'anima dell'universo, in senso positivo, non condizionato. E queste donne, queste sacerdotesse, usavano danzare intorno al noce. E vicino a questa zona, questa Diana Caria, questo culto di Diana Caria, era effettuato anche nella zona della Campania, della loro Campania Felix. E c'era un centro anche a Benevento di questo, no? Che diventarono naturalmente con la Chiesa le streghe di Benevento, che danzavano intorno al noce. Tutto ciò che è tentativo di introspezione, di capire, di collegarsi col magico, con l'invisibile mondo, per la Chiesa è stato un reato, punibile con la morte, addirittura con la peggiore delle morti, o una delle peggiori, la morte sul rogo. Quindi le streghe, che poi sono diventate le cariatidi, no? Che erano quelle che portavano, che sorreggevano, no? Sotto, come i telamoni erano i maschi, le cariatidi erano le femmine, che erano quelle, le sacerdotesse che sorreggevano il tempio. E attenzione, perché le cariatidi c'erano anche nell'Eretteo, nei grandi templi greci, no? Perché erano coloro che sorreggevano il tempio, erano alla base del tempio, le sacerdotesse. E poi nel culto maschile c'è Atlante che addirittura regge il mondo, eccetera, eccetera. Il maschile è molto mentale. Ma loro erano il fulcro del tempio, cioè le sacerdotesse che sapevano, che avevano conseguito una certa consapevolezza. Per cui la bellissima Diana Caria era una dea velata. La Diana velata era il mito, no? Diana innanzitutto era triforme, no? Cioè, l'Ariosto che dice: o santa dea, quando prega Medoro, no? Per ricercare il suo re, eccetera, e dice: o santa dea che dagli antichi nostri debitamente sei detta triforme, che in cielo, in terra e nell'inferno mostri l'alta bellezza tua,
sotto tre forme, mostravi ove il mio re giaccia fra tanti, che vivendo imitò tuoi studi santi. Che in cielo, in terra e nell'inferno mostri l'alta bellezza tua sotto tre forme, perché la Dea, come abbiamo già detto, è triforme, è trinitaria. Cielo, terra, inferi. Cos'è in cielo la Dea? È la luna. È lunare. La Dea lunare è proprio la Dea dell'inconscio, perché la luce della luna non fuga le tenebre, ma permette di vederle, mentre la luce del sole fuga le tenebre. Badate che tutte le prime, i primi culti religiosi del matriarcato furono lunari, non furono solari, furono lunari, con qualche eccezione, ma sempre posticipata. La dea invece della terra era la dea della caccia, che era la dea delle bestie selvagge, la Ptonia Teron, la signora delle belve, la dea natura che è selvaggia, no? Come le fiere, e che è la dea delle fiere e di tutto ciò che sta sulla terra, la dea natura praticamente, la dea visibile. E nell'inferno, per inferno intendeva l'infero, non l'inferno cattolico. Gli inferi era il mondo sotterraneo dove abitavano i morti, che nella cultura degli antichi non era un luogo di punizione, però era un luogo un po' oscuretto, un po' non troppo divertente, diciamo, no? Poi dipende naturalmente, perché nei sacri misteri la cosa era vista completamente in maniera diversa. Poi c'erano sempre i campi Elisi che erano riservati agli eroi, e in genere gli eroi erano quelli che combattevano per la patria, insomma, no? Oppure i grandi filosofi, oppure, oppure. Questa dea, Diana, non sopportava di essere vista nuda al bagno, cioè non poteva essere svelata. Se qualcuno osava vederla nuda, cioè com'era veramente, rischiava di venire ucciso dalla dea. Perché? Perché non è la dea che uccide, la natura non uccide come punizione, ma perché la gente non resiste nel vedere la realtà, cioè prima si spaventa, poi dopo è felice di averlo fatto. A Teone nel mito vuole vedere la dea, riesce a vedere la dea nuda al bagno, la dea lo trasforma in cervo e poi lo fa sbranare dai cani. Il cervo era sacro a Diana. Non a caso poi la cerva d'oro che le era dedicata viene poi uccisa in una delle, viene catturata, uccisa in una delle 12 fatiche di Ercole, perché Ercole è contro il matriarcato, è ciò che subentra al matriarcato, il mito di Ercole. Quindi il cervo era un animale sacro perché aveva delle corna che erano simili alle antenne, insomma, no? Era la creatura del bosco che era in comunicazione anche con gli dèi. Tant'è vero che a Sant'Eustachio, c'è qui a Roma, sulla piazza, c'è una leggenda del Cristo che si presenta come cervo, perché Diana a volte si presentava come cervo, il tutto viene sempre rieditato. La dea, se guardate nei tarocchi, compare, per esempio, nel carro. Il carro è portato da due sfingi, una bianca e una nera, almeno in quello di Wirt, di tarocchi. Perché c'è una parte visibile bianca e una parte invisibile nera.
La grande madre, ovvero la papessa, è sempre una dea che deve essere svelata, perché il cosmo è un mistero, no? Mentre nel ciclo maschile, nel ciclo dei miti maschili, al Dio sommo padre, è dovuta solo l'obbedienza, non c'è niente da svelare. E se c'è qualcosa da svelare, lo svelano i preti e non ve lo dicono, perché sono gli unici interpreti di Dio. Quindi è condannato il libero pensiero, tanto è vero che venne condannata la massoneria alla scomunica, in quanto non ammetteva il tramite della Chiesa e quindi ledeva l'interesse della Chiesa, il potere della Chiesa. Il libero pensatore era peccatore. E la scomunica comporta l'annullamento dell'anima, cioè l'anima non esiste più. Badate che anche la massoneria a sua volta aveva la pretesa di poter condannare l'anima, c'era la bruciatura fra le colonne del Tempio. Io mi sono girata anche quella. Ho girato scuole esoteriche, di tutto ho cercato. Mondo della medianità, sono andata dappertutto. E in realtà nessuno può toglierci l'anima. Solo noi possiamo farlo. Possiamo farla atrofizzare, vivendo esclusivamente nella mente. E la mente, come ho già detto, è un vampiro, vampirizza l'anima fino a distruggerla. O a farci cadere in depressione, che è la fase più consueta, diciamo, no? Del vampirismo della mente. Quando la mente è troppo forte, l'anima è troppo velata, l'anima cade in depressione, noi cadiamo in depressione, poi è quello il sunto. Il mistero dell'universo è capire che l'universo è vivo. Che la madre universo esiste, che la dea è maga e che pure l'anima nostra di conseguenza è maga nella potenzialità almeno. Fare magia è mettersi in contatto con il mondo oscuro, oscuro nel senso che non è in luce, che non lo conosciamo, col mistero. Con il lato misterioso dell'universo, con l'invisibile dell'universo. Per poterlo fare bisogna anzitutto desiderarlo, volerlo conoscere, perché in qualche modo poi l'universo comincia a svelarsi, nel senso che ci dà degli input, ci fa incontrare delle persone, ci fa trovare dei libri, ci fa trovare qualcosa. Qualcuno mi ha detto, ma la nostra capacità di evoluzione, da che dipende? Noi nasciamo in una famiglia che è più o meno evoluta, noi nasciamo in una terra dove c'è una società che è più o meno evoluta. Quindi è vero che se noi nasciamo molto, molto poveri, è molto difficile evolversi, perché tutte le nostre energie sono basate sulla ricerca del cibo, della sopravvivenza. È difficile pensare ad altro. E questo, per esempio, non collima con i principi cattolici, dove i poveri sono i favoriti, ma voi pensate, provate a dire a una persona che ha il problema della sopravvivenza, che non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, di riflettere sullo scavare dentro, sul non ne vuole sapere, poverino, c'ha altro, ha altri bisogni impellenti. Così come è difficile evolversi, non so, in un paese arabo, no?
dove già la donna è disprezzata e tenuta sotto i piedi dell'uomo, e dove l'anima non ha questa importanza, perché anche lì è importante obbedire a Dio, obbedire ad Allah. E quindi una donna che che comprende, no, la sua società è un po' più difficile perché non ha gli strumenti nemmeno per leggere, non ha i libri, non ha la scuola adatta, eccetera, no? Che le possa far venire dei dubbi. E quindi cos'è che regola tutto questo? La capacità di evolversi? La fortuna? In parte sì. E in parte è l'esperienza già fatta. Ma qui andiamo nel tema della reincarnazione, che è uno dei grandi misteri dell'universo. Quando io scoprii che esisteva la reincarnazione, ero disperata. Io non credevo nella reincarnazione, che ritenevo uno dei contentini che si davano le persone per dire sì, però io non muoio, però io ritorno, però io. E io qui non ci volevo tornare perché c'ero stata maluccio. E quindi non ci credevo e non ci volevo credere. Però purtroppo quando è caduta la mente, la cosa mi si è svelata. Ho capito che era così. Però ho capito anche altre cose dopo che mi hanno tranquillizzato. Un pochino lo adombra il bardo Todol quando dice che noi ricadiamo all'altezza della nostra consapevolezza, cioè che la luce che vedono di solito quelli che stanno per morire è la luce della conoscenza, che però cui non entrano tutti, perché poi ricadono al livello dove sono, della loro consapevolezza. E se è rimasto, per esempio, un desiderio di completare la propria vita sulla terra, perché ci sono cose non esperite che ancora si desiderano, si ricade sulla terra. Faccio un esempio, una persona che non è stata mai amata e che vuole incontrare un amore, no? E gli è rimasto, oppure che aveva delle potenzialità che non ha potuto esprimere e che vorrebbe esprimerle, no? Tutto ciò la fa ricadere da dove è venuta. Quindi in un certo senso siamo noi a volerlo, ma inconsapevolmente. E certamente il mondo della Terra non è un mondo molto carino, perché ci sono un sacco di crimini, di egoismi. Ma è uno dei mondi, non è né il più brutto né il più bello. Un po' bassino però. Gli ebrei lo chiamavano il Malkut e lo consideravano il mondo più basso. Il mistero dell'universo è qualcosa che secondo la religione cattolica non deve essere spiegato. Sant'Agostino, vede un giorno sulla spiaggia un giovinetto, che poi si scopre che era un angelo, che stava con un colino cercando di buttare l'acqua del mare sulla riva. E lui gli dice: "Cosa fai, ragazzo?" E quell'angelo gli risponde: "Sto svuotando il mare." Gli dice: "Ma come? Come puoi pretendere di svuotare il mare tu con quell'attrezzo? Vedi il mare quanto è vasto, eccetera, eccetera." E lui gli dice: "Come puoi pretendere tu, mortale, di capire il mistero della Santissima Trinità, tu che sei solo un uomo?" E allora lui capisce che non può capire e che non deve osare capire. Anche perché, come abbiamo detto, il mistero della Santissima Trinità è inspiegabile, perché se dal
dal mito materno viene portato al mito paterno, il dio che dà la luce, che fa da padre, che fa morire, fa un po' ridere, insomma, no? Perché il dio non partorisce, no? Ora, questi sono dei miti e sono da capire, però il mito deve avere una congruenza con la sua realtà effettiva. Siccome la congruenza non c'era e non c'è, la Chiesa dice non può essere capito. È come il mistero della transustanziazione, no? Cioè quello dell'ostia che si trasforma nel corpo di Cristo, come abbiamo già spiegato, no? Non ha una spiegazione, è un mistero, non devi chiedere perché. Invece una parte, ripeto, una parte, e magari è una parte piccolissima dell'universo, quella che possiamo scoprire, perché siamo esseri minuscoli, piccolissimi, quasi inesistenti. Siamo delle cellule, insomma, nell'universo. Però questa parte piccolissima, con molta umiltà, dobbiamo cercare di conoscerla perché riguarda noi, la nostra essenza e l'essenza di chi ci è vicino. E i popoli antichi erano un pochino più scafati su questo perché erano meno mentali di noi. Per esempio, gli antichi romani avevano il culto dei lari e dei penati. Ora non voglio approfondire tutto perché ci porterebbe molto in là, però, poi magari nel tempo sì, però fra questi c'era il culto, appunto i penati, c'era il culto dei morti, che erano soprattutto gli antenati della gens. La gens era l'insieme delle famiglie, di una famiglia, cioè l'insieme di famiglie che erano parenti fra di loro e che avevano un nome unico. I romani pensavano che gli avi li avrebbero protetti, per cui lì, se andate a vedere il film Gladiatori, Il Gladiatore, tra l'altro un bellissimo film, che dà un po' l'idea di una certa mentalità romana sana, perché poi c'era anche quella non sana, ovviamente, e fatto anche molto bene. C'è il protagonista che adora questi, ha il culto di questi lari e penati, questi pupazzetti che si porta appresso, perché nel viaggio ovviamente portavano delle statuine, no? Che erano gli stessi che mettevano nell'orario di casa della Domus Romana, no? E che ogni mattina, a cui ogni mattina accendevano una candela e dicevano una preghierina. Poi finiva la cosa, non erano mai esagerati i romani. Non erano bacchettoni. Quindi i romani pensavano che gli antenati li avrebbero protetti in qualità di pronipoti. Cosa c'è di vero in questo? Dunque, io come ho annunciato, so molto poco di tutto, so solo le cose che ho sperimentato. E io ho sperimentato che effettivamente in alcuni casi i parenti defunti, ma anche antenati, possono venire in soccorso delle persone. E lo so perché ho visto questo, anche se non è capitato a me, almeno io non ho avuto la prova di questo su di me, però l'ho visto. E ho visto che la persona, l'antenato interpellato, sapeva cose che la persona non poteva sapere. E l'indirizzava anche in maniera abbastanza oculata, su cose di ordinaria amministrazione, ma cose importanti però. Quindi il culto degli antenati
In fondo non è una cosa così peregrina, perché in fondo è logico che come un genitore si occupa dei figli e anche dopo la morte vuole occuparsene, anche dei figli può occuparsi. Naturalmente c'è la questione del chi rimane sulla terra e chi se ne va dopo la morte. E questa è una questione non del tutto spiegabile, perché so che ci sono anime che rimangono accanto alla terra per aiutare altre persone. Fino a che punto però, cioè fino a che punto nel tempo, cioè al punto di venire in aiuto di pronipoti, eccetera. Non ve lo so dire perché non l'ho sperimentato. Però so che può accadere, così come può accadere che ci sono persone che cambiano invece di mondo dopo la morte, non subito in genere, è un cambiamento che ricorre del tempo. Cambiano e vanno in altri mondi e questo lo so perché l'ho sperimentato. Questo è uno dei misteri del cosmo, è questo aspetto che abbiamo di viaggiatori tra i mondi, no? Che possiamo viaggiare tra i mondi. Naturalmente, se noi uccidiamo la nostra anima, e noi viaggi, entriamo, come diceva il Gesù Cristo, nella Geenna, no? Cioè era l'inceneritore dell'epoca, quello che inceneriva i rifiuti. O nel calderone della dea Birgit, no? Che metteva i morti in un calderone, girava tutto e faceva tutto una brodaglia, no? Dove solo si salvavano solo gli eroi, sempre quelli che avevano combattuto, naturalmente. Io credo che l'unico eroismo sia quello della consapevolezza. Anche se dare la vita per il bene degli altri può essere dovuto a una forte consapevolezza. Ma attenzione, perché gli eroici combattenti a volte lo erano perché si sentivano in dovere di esserlo, perché la loro famiglia, come ad esempio accadeva al tempo dei Romani, li condizionava in tal senso. Loro erano bravi se copiavano il padre, il nonno, lo zio, eccetera, che avevano combattuto. Pensate, non so, a Giulio Cesare, che voleva essere il primo tra i romani, e che gli era stato instillato soprattutto dallo zio Mario, Gaio Mario, che andava in palestra e l'allenava fra una guerra e l'altra, e che era un grandissimo eroe. Aveva avuto non so quante dittature, mi sembra sette, una cosa del genere. E aveva combattuto eroicamente, poi era stato ucciso da Silla, eccetera, eccetera. Silla il traditore. E lui era venuto su con queste idee, tant'è vero che pur essendo nobile di nascita, non ricco ma nobile, lui si iscrisse fra i populares, cioè nella plebe. No, portava avanti le richieste della plebe invece che in Senato, invece che quella degli optimates, cioè degli aristocratici, no? Eppure lui era un aristocratico. Tant'è vero che una volta disse agli aristocratici, ai senatori, dice: io sono un aristocratico, avrei potuto stare dalla vostra parte, ma voi siete così arroganti. No? Dice che io per questo che vi ostacolo, perché non avete dignità, siete degli arroganti e avete ragione. Tanto è vero che per vendicarsi, quando andò al potere, mise, se non ricordo male, circa 900, portò il numero dei senatori a 900, perché ci infilò dentro un sacco di
che mi pare che erano 300, una cosa del genere prima. Ci infilò un sacco di senatori plebei, un sacco di plebei. Ok, quindi lui era stato condizionato a essere il primo, quindi lui doveva fare le guerre e doveva conquistare la Gallia Cisalpina perché aveva una grande intelligenza, aveva una grande ambizione, ma anche era stato condizionato a questo, cioè lui non era nessuno se non diventava come Gaio Mario. I romani spesso erano condizionati in questo senso, dovevano difendere Roma, dovevano difendere la patria, se non erano buoni soldati erano disprezzati. Nessuno poteva fare il senatore se prima non aveva combattuto per la patria, perché sennò che uomo era? E lo istituì proprio Giulio Cesare, il cursum honorum, honorum con la E cioè, prima bisognava dimostrare di essere un cittadino valido, buono per la patria, che aveva combattuto, che aveva servito fedelmente la patria, poi si poteva tentare la carriera politica, come fece anche lui, stando in guerra per 9 anni, conquistando tutte le Gallie. E ogni cittadino doveva dimostrare di essere valido come i suoi antenati, per cui la massima aspirazione era diventare console, perché come console, se c'era una guerra, gli veniva affidata. Erano due i consoli. E a Roma la guerra c'era quasi sempre. Quindi il condizionamento era in tal senso. Quando venne il cristianesimo e non bisognava più pensare alla patria, ma alla propria anima, e quindi pregare Dio, fare tutte le cose che servivano a Dio, eccetera, eccetera, l'impero decadde. Non si combatteva più, tant'è vero che combattevano i Germani, che non erano un granché, perché i Romani erano bravissimi, erano intelligenti, erano organizzati e si allenavano tutto l'anno. I barbari no. Allora, il condizionamento condiziona una persona e un popolo, condiziona un intero popolo. Noi siamo condizionati dal nostro istinto di razza, siamo condizionati all'istinto di riproduzione, per esempio. Ma di questo parleremo un'altra volta. Sappiate comunque che bisogna anche uscire dal condizionamento della razza, perché la razza ci condiziona, e dai condizionamenti dei genitori e dai condizionamenti dell'epoca in cui viviamo. Per operare magia bisogna uscire fuori da molti di questi condizionamenti, cioè bisogna diventare liberi. Alla prossima!